Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici, qui con noi su Storytime siamo in compagnia di Vincenzo Ercolano. Benvenuto Vincenzo. Grazie, grazie. Allora, oggi parleremo di arte, parleremo di scrittura, parleremo di teatro e anche di cinema, in quanto Vincenzo è non solo scrittore, professore, ma anche regista. Sì, sì, sì. Allora, la prima domanda che volevo farti è se vuoi raccontarci un po' il percorso che hai fatto per arrivare dove sei oggi. È un percorso di tanto studio, anche da autodidatta, e un percorso di centinaia di libri letti, migliaia di film visti, ed è anche un percorso di studio perché l'università, diciamo, ai tempi permetteva ancora di fare dei percorsi abbastanza strutturati e differenziati, quindi ho lavorato tantissimo con la storia dell'arte, con il cinema, con la letteratura. Ho cominciato a fare il regista teatrale per dei piccoli gruppi, in ambito oratoriale, diciamo, e poi a un certo punto la mia vita è cambiata perché ho dovuto fare una scelta radicale e venire qui, insomma, in provincia di Milano, perché io sono nato e cresciuto in provincia di Napoli. E qui ho ricominciato da zero, mescolando il tutto, perché lavorando da insegnante di lettere nelle scuole medie ho portato il teatro e il cinema come possibilità di liberare se stessi, trovare nuovi modi per raccontare la letteratura, la storia o semplicemente le emozioni, e contemporaneamente appunto ho costruito poi un lavoro con un gruppo di persone esterne alla scuola, abbiamo messo insieme le idee, le passioni, e quindi la mia vita, diciamo, che non ha dei binari separati ma si intrecciano, perché mi capita di lavorare parallelamente a delle cose scolastiche che poi posso portare fuori e viceversa. E per la scrittura è stata una passione che mi ha sempre accompagnato, anche se, diciamo, alle scuole medie non ero proprio visto benissimo dai miei insegnanti, ero uno un po' che veniva definito con la testa tra le nuvole, un po' particolare, strano, ecco. Però io ho sempre trovato nella scrittura qualcosa di particolare, a volte scrivevo in segreto perché avevo vergogna di quello che scrivevo, non mi sentivo valorizzato, quindi pensavo di scrivere delle stupidaggini. Poi alle scuole superiori ho incontrato due professoresse che, leggendo le mie cose, percependo la mia passione, mi hanno spinto in avanti, e da allora ho cominciato a scrivere, a lavorare con il cinema e il teatro, e non mi sono più fermato. Fantastico. Anche se è faticoso, però non mi sono più fermato. Sembra più davvero un film, no? Se vogliamo. Sì, forse un film di formazione, sì, di quelli in cui parti svantaggiato da un posto in cui prevalgono soltanto le abitudini borghesi, il fatto di dover essere più o meno omologati, uguali agli altri, motorini e tutto il resto. Invece io pensavo alla libertà, all'arte, a inventare delle cose, a trasgredire, a fare qualcosa di nuovo, ecco. Una mosca bianca, se vogliamo, sì, no? Sì. Ok, una domanda che volevo farti è quelli che sono i progetti che hai attualmente, se hai dei progetti che stai sviluppando, sì, o progetti in futuro? Sì, diversi progetti, anche perché io non riesco a stare senza elaborare idee. Poi ho un bellissimo gruppo di teatro che si chiama Gruppo Teatro, che mi segue in queste continue ricerche, in queste continue follie, e quindi sono il progetto di riportare intanto il teatro a scuola, perché l'anno scorso ci sono riuscito in parte, ma abbiamo dovuto fare un piccolo saggio all'aperto per i motivi legati al Covid. Quest'anno sì, stiamo realizzando un lavoro sulle parole, sulle poesie, e probabilmente torneremo finalmente in un teatro, quindi porterò i ragazzi di 13 anni in teatro a sentire il brivido delle luci che si spengono, del sipario che si apre. E contemporaneamente stiamo cercando di trovare dei canali per il gruppo, appunto, teatro, perché abbiamo due mediometraggi realizzati
Uno lo trovate già su YouTube, si chiama Progetto Comunque Teatro Libero ed è una dedica, la grande storia d'amore che i miei attori hanno in qualche modo scritto insieme a me per raccontare il loro legame, il loro vissuto con il teatro, dalla timidezza alla voglia di mettersi in gioco, dalle paure iniziali all'esplosione dell'adrenalina quando si sta insieme. E l'altro è un corto, forse più un mediometraggio, anche questo, un 35 minuti, che si chiama Ricerche. Ed è un po' lì fermo perché stiamo cercando dei canali per poterlo proiettare, condividere, anche commentare, perché è un lavoro proprio sull'importanza del silenzio, di riscoprire se stessi attraverso la natura, di lasciare le abitudini e di reinventarsi, di riscoprire la propria parte animale. Però diciamo che oggi la cultura non è molto, diciamo, lanciata e aiutata, anche quando si premette che vogliamo soltanto condividere cultura senza chiedere un euro, la risposta o non arriva oppure sostanzialmente vediamo, aspettiamo e poi, come puoi immaginare, si risolve in nulla. Quindi cerchiamo persone che hanno voglia di costruire della cultura, di condividere, e non è semplice, però non ci arrendiamo. Assolutamente, mai arrendersi, soprattutto quando si parla di argomenti del genere che veramente fanno la differenza. Prima o poi penso che anche diciamo anche la società in cui viviamo, tornerà ad apprezzare, secondo me, quello che è la cultura. C'è una parte che lo apprezza, dobbiamo smantellare il pregiudizio per cui l'impegno, la denuncia siano qualcosa di inutile, fastidioso, addirittura noioso. Le emozioni passano attraverso le cose forti. L'arte è quella che rompe un po' le scatole, che ti fa vedere la realtà da altri punti di vista. Noi puntiamo a quello. E lo faccio anche con la scrittura. Adesso ho un libro che è uscito da pochi mesi che si intitola Il Pugno, che insomma anche qui racconta in maniera abbastanza forte i traumi infantili, le abitudini che la società ci vuole imporre. È una storia, diciamo, in qualche modo pesante, tragica per il protagonista, però è anche appunto un pugno perché ci racconta quanto è importante, soprattutto quando siamo piccoli, avere qualcuno che creda in noi, che non distrugga e che non ci incaselli in qualcosa che deve accontentare la famiglia, la chiesa o il gruppo di amici, ma ci renda liberi di essere se stessi. Assolutamente, assolutamente. Il tuo libro dove si può trovare? Il libro si trova dappertutto, è ordinabile sia attraverso internet, attraverso il sito di Porto Seguro, che è la casa editrice, oppure ordinandolo in qualsiasi libreria, arriva in poco tempo, diciamo. Perfetto. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è agli sgoccioli. A questo punto ti chiedo se c'è qualcuno che vorresti salutare. Io saluto tutte le persone che credono in me, quelle che stanno leggendo il mio libro, quelle che si fidano e si affidano al mio lavoro di scrittore e di regista, che condividono con me le emozioni, che si stancano, si sporcano le mani con me con il teatro, e anche tutti gli alunni e i genitori che credono in un insegnamento diciamo più laico e democratico, più aperto alle esperienze. Ecco, quindi un abbraccio a tutti loro perché ti danno il coraggio di andare avanti. Assolutamente, anche noi di Storytime ci uniamo a questo saluto e sempre noi ci fermiamo per una piccola pausa e ci vediamo tra pochissimo. Storytime, Evoluzione Radio.